Sant'Efisio è una grande festa di popolo, è una grande festa di tutta la Sardegna. E in questa direzione abbiamo voluto quest'anno che potessero partecipare delegazioni provenienti, in relazione al 360esimo passaggio del santo e scioglimento del rito, dal voto, una partecipazione di tutti i comuni della Sardegna, proprio per dare questa immagine, questa idea di comunità, di Sardegna. Non è patrimonio solo nostro o delle comunità degli altri comuni dove il santo passa, ma è una festa che coinvolge tutta la Sardegna, dai costumi ai colori, ai suoni. E l'altro elemento importante è che tutto ciò ha consentito di inserire, grazie anche al lavoro svolto insieme all'Arciconfraternita, agli altri comuni, all'assessorato regionale, alla presidenza della regione, ci ha consentito di inserire Sant'Efisio all'interno della candidatura per il riconoscimento del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Abbiamo superato le prime fasi e siamo inseriti nell'elenco italiano di quell'immensità di riti e di patrimonio immateriale che il nostro paese ha. Eppure, nonostante le bellezze, le straordinarie eccezionalità che il nostro paese in tutte le sue parti, in tutte le regioni, nei tantissimi comuni esprime, nonostante insomma questo patrimonio, che è l'immenso valore che esprime il nostro paese, Sant'Efisio, la festa e il rito, siamo riusciti a inserirlo nell'elenco del patrimonio immateriale dell'UNESCO, l'elenco italiano. Ci auguriamo ovviamente che nel corso dell'immediato futuro ci sia la possibilità di avere il più alto riconoscimento di inserimento nell'elenco, grazie all'intervento a Parigi, e quindi la votazione a Parigi per ottenere il titolo il riconoscimento per Sant'Efisio come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Va da sé che già aver superato queste fasi ed essere arrivati fino a questo punto dà l'idea di quale interesse, fuori anche dalla Sardegna, sia stato suscitato nel momento in cui abbiamo fatto conoscere il rito. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni sono stati presenti a Cagliari sia il ministro Brai, che ha assistito alla festa di Sant'Efisio, l'ex ministro Brai, e l'attuale ministro all'ambiente, che votano per la selezione sia il Ministero della Cultura, sia il Ministero degli Esteri, sia il Ministero dell'Ambiente vota per selezionare le candidature all'interno del dossier UNESCO, e sono rimasti stupefatti, si può dire, sì, eccezionalmente, straordinariamente colpiti dalla festa di Sant'Efisio. Non immaginavano fosse una di tale imponenza, di tale partecipazione la festa di Sant'Efisio. Questo ci fa capire quindi, e chiudo, che Sant'Efisio, oltre a una grandissima festa religiosa, può essere anche un elemento fondamentale per farci conoscere nel mondo. Nella cartella troverete la pubblicità che è in corso, verrà fatta a livello internazionale, proprio perché è un elemento che caratterizza la nostra città e determinerà e determina già importanti flussi turistici, importanti attenzioni, perché è uno spaccato, è una panoramica della straordinaria eccezionalità di riti, di tradizioni della nostra Sardegna. L'abbiamo fatto, sapete, per i riti della Settimana Santa, grazie anche all'Arciconfraternita di Sant'Efisio e alle altre arciconfraternite, e quindi insomma è veramente Sant'Efisio un momento corale, non
da riportare solo ed esclusivamente ai singoli, ma è veramente un evento di popolo. Saluto. Questi anni abbiamo fatto un percorso incredibile sulla valorizzazione del patrimonio culturale, etnografico ed etnomusicale. Quest'anno è un'edizione speciale, quindi per quest'anno abbiamo rinunciato a qualche gruppo, anche perché lo spazio fisico è quello, dalla chiesetta alla, quindi non è che si possa avere 10.000 fedeli in processione. Abbiamo rinunciato a qualche gruppo completo in favore di una rappresentanza delle varie comunità, rappresentando quindi 278 comuni per quasi 31 regioni storiche sulle 36 insomma che abbiamo in Sardegna. Quindi credo che sia questa edizione uno spettacolo incredibile di colori, di suoni, una festa che da vedere, da ascoltare, ma anche da vivere. Le tribune, i biglietti sono quasi sold out, quindi abbiamo già venduto quasi tutto, quasi ad una settimana prima dell'inizio della festa, ma mi piace evidenziare quello che quest'anno è il programma collaterale, gli eventi che sono intorno a Sant'Efisio, che hanno visto l'amministrazione comunale impegnata anche in risorse finanziarie, credo che questo possa far piacere anche all'assessore regionale, per dare spazio a degli eventi importanti, alla valorizzazione anche delle arti performative di tutta la Sardegna. Quest'anno però iniziamo il 30 di aprile con i Tazenda, che sono qui presenti, che ringrazio, con la presentazione del loro tour estivo. I Tazenda è inutile che li raccontiamo e che li presentiamo, perché insomma il nome dice già tutto. È uno spettacolo interessante, non è soltanto concerto, poi magari i giornalisti, se vorranno, potranno fare le loro domande. Iniziamo poi, continuiamo il 1° di maggio con i balli. Noi in questi anni, e voi avete visto, abbiamo abbassato il palco, tolto le sedie, ne metteremo qualcuna perché il sindaco mi ha rimproverato per le persone anziane, e si balla. Il 2, canti popolari, il 3 in collaborazione con l'ISRE, che ringrazio. L'ISRE è un nostro partner oramai da anni, sia per quanto riguarda la verifica, l'attenzione puntuale che viene fatta al rifacimento degli abiti popolari, che del vestiario popolare che le comunità utilizzano in processione. Il 4, oramai da 31 anni, Gianluca Medas qui nel palazzo civico, aspettando il rientro del santo, cori polifonici, gara poetica, per finire il 7 con Etnica, che abbandona per quest'anno Monteclaro, abbandona il 1° maggio e chiude un Sant'Efisio sempre più al centro, tra crocevia, di fatto tra un'identità di Sardegna molto forte, che è quel patrimonio identitario che ci portiamo dietro, e la cultura del Mediterraneo. Sant'Efisio in fondo ce lo dice, arrivava dal mare, quindi non era un santo sardo, quindi questa chiudere con Etica ci sembrava un modo per festeggiare in modo serio, preciso e puntuale e inclusivo questa edizione della festa. Un piccolo passaggio sull'Alternos, Gigi Minerva di Giorgino, lo diceva prima il sindaco. Ringrazio sin da ora la comunità di Giorgino che si è stretta intorno a questa scelta. La chiesetta di Giorgino ospiterà la mattina dell'1 la vestizione dell'Alternos, accompagnando alla presenza di tutta la comunità di Giorgino, che poi lo accompagneranno qui in comune per ricevere il toson d'oro da parte del sindaco. Il compito dell'amministrazione è quello di facilitare lo svolgimento della festa, valorizzarla, cercare di comunicarla e attrarre interessati, appassionati, turisti italiani e stranieri. Compito dei volontari è davvero quello di rimboccarsi le maniche e fare un lavoro straordinario perché la festa si possa realizzare davvero. Abbiamo un patrimonio, io credo, in Regione Sardegna che troppo spesso dimentichiamo, sono le associazioni e quelli che di fatto sono impegnati ogni giorno in maniera gratuita e seguendo un po' la dimensione del dono che è tipica della festa di Sant'Efisio, in un'attività che dobbiamo davvero riconoscergli come un'attività straordinaria. La cosa che a me colpisce molto
e chiudo i ringraziamenti, è la professionalità, la passione e l'impegno con cui si costruisce la festa e ci si lavora tutto l'anno. Abbiamo più volte avuto occasione con Barbara Giolas di parlarne, lei segue l'evento in maniera diretta e lo segue con una professionalità, con una passione che davvero gliela riconosco. Se la festa è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni e soprattutto grazie all'impegno, questo lo voglio dire pubblicamente, delle amministrazioni comunali che si sono impegnate come capofila Cagliari, però anche gli altri comuni, che hanno trasformato davvero una festa che è una festa sicuramente attrattiva e interessante in una festa conosciuta a livello internazionale. Si diceva, lo diceva poco fa il sindaco di Cagliari, che la festa è un patrimonio regionale. Mi è piaciuta molto l'espressione, che vorrei riprenderla, perché è davvero una festa di tutti, è una festa della regione e quest'anno, ne parlavo prima con l'assessore Argiolas, forse anche una festa più regionale che gli altri anni. Mi diceva che saranno presenti rappresentanti di quasi 300 comuni, pensate che in regione ne abbiamo 377, quindi diciamo tutta la regione rappresentata, in un momento che vede unificare in occasione della devozione al santo in realtà tutto il patrimonio regionale. È una festa che la regione sostiene finanziariamente con un'attività di comunicazione, è una festa nella quale la regione crede profondamente, perché al di là del valore identitario e del valore tradizionale, per le deleghe che abbiamo e per la responsabilità che ha l'amministrazione regionale e le amministrazioni locali, la festa davvero deve diventare un patrimonio immateriale dell'umanità, e così deve essere: una festa importante per la regione, una festa importante per i sardi, ma il valore della festa si deve anche vedere a livello nazionale e internazionale. Volevo ritornare un attimo sull'idea dell'esempio e del modello. Il modello di collaborazione che è stato implementato in questi anni fra i 5 comuni mi sembra davvero un modello esportabile in tutta la regione. I 5 comuni che popolano, animano, organizzano la festa, fanno tra loro un'attività, secondo me, di straordinario valore, che deve diventare davvero un punto di riferimento per quanti vogliono organizzare eventi di area vasta. Voi sapete che qualche anno fa, su richiesta di Barbara Argiolas, la festa, ovviamente dei comuni interessati, la festa di Sant'Efisio è stata, come dire, inserita nell'elenco regionale dei cammini, che comprende 5 cammini. È proprio un cammino, e forse quest'anno più degli altri anni la festa assume la dimensione di cammino, muovendosi sul territorio dei 5 comuni. Mi sembra questo un po' lo sforzo comune che è stato fatto dalle amministrazioni comunali, mi sembra un po' questa la prospettiva verso cui si muove la festa. Una festa inclusiva, una festa di grande partecipazione, una festa che interessa tutto il Sud Sardegna e che muove davvero intorno al santo un'attività particolarmente intensa.